non ci vuole più. Sono Gianni Pera, vengo da Roma e ho 60 anni. Io canto libero. Sei tu. Lavoro nel settore alberghiero, diciamo, da sempre, da quando mi sono diplomato. La struttura per la quale io lavoro è chiusa dal 12 di marzo e quindi sono fermo. Degli occhi tuoi. E devo essere sincero, ho accusato il colpo in maniera un po' negativa, quindi non dico che sono stato depresso, però ci sono andato molto vicino. Alza altissimo. E va. Però ho reagito. E vola sulle accuse della gente. Ho voluto approfittare di questo tempo proprio come un'opportunità che mi veniva data e quindi mi sono dedicato alla musica a tempo pieno. Beh, l'idea di salire su quel palco, mi sono detto, forse è un'opportunità, dico, perché non coglierla? Se siamo qui per sognare, sogniamo in grande. Perché limitarsi? Sbaglio. Gianni, buonasera. Ciao Antonella, intanto buonasera. Posso dirti che sei elegantissimo. Grazie mille, grazie davvero. Mille. Davvero. Una storia abbastanza incredibile la tua, perché tu sei stato, hai fatto danza, mm-hmm. poi teatro, mm-hmm. poi musical e poi hai deciso di mettere tutta la tua arte in un cassetto. Perché? Devi pur vivere, quindi quando ti accorgi che con l'arte non riesci a pagare bollette, a mantenerti, devi anche un po' ripiegare. Però non ho mai mollato. Cosa rappresenta per te questa occasione a The Voice? E l'opportunità mancata, quindi è un'occasione che si presenta e quindi cerco di viverla al meglio. Io lo sento, speriamo lo sentano anche i nostri me coach. Me lo auguro. Andiamo Gianni, okay, proviamo. Certo, dai, andiamo, okay. Andiamo. Subito lei, e allora sì. È doveroso per me. È il genere mio, è il tuo giorno. Ma guarda un po' che bomba! Ciao! Come l'hai cantato? Come ti chiami? Mi chiamo Gianni Pera e ho 60 anni e vengo da Roma. Oh, che bello, bene. Senti, Gianni, dimmi tutto.
Come hai cantato secondo te? Io ci ho messo il cuore, spero che questo sia è arrivato. È arrivato, è arrivato. Grazie. Questo è il tuo lavoro? No, no. Purtroppo no. E poi hai toccato veramente un tasto un po' così doloroso, perché sono in cassa integrazione da marzo. Grazie. Senti, cosa rappresenta per te la musica? Allora, c'è stato un periodo della mia vita che me ne sono allontanato per seguire quello che poi è il mio lavoro principale, perché io lavoro nel settore turistico alberghiero. Ah. E nel momento in cui sono entrato, diciamo, a tempo pieno in quell'attività, avevo perso un po' la luce negli occhi, e questo me lo hanno fatto notare le persone che erano accanto a me, e allora ho cercato di riprendermi questa possibilità. La musica è medicina. Stasera hai ritrovato la luce negli occhi. È vero, è vero. La musica è il tappeto volante dell'umanità. Wow. Senti, hai un timbro di voce veramente forte, ma grazie. Bellissimo. Grazie, grazie Lorenzo. E anche una pronuncia abbastanza buona, grazie. Molto buona. Grazie molto. Bravo. Io ti volevo fare i complimenti perché, oltre ad avere un viso molto simpatico, sembri, non so, non sembri italiano, sembri sì. Americano. Sì, è vero, c'ha un viso. Sembri, non lo so, un personaggio già famoso. Sembra l'ospite internazionale a Sanremo. Esatto. È vero, è vero. Esatto, ecco. C'è una bella faccia, capito? È vero. Io ti auguro veramente che questa sia un'opportunità per continuare sulla strada della musica, perché ci hai regalato veramente un momento magico. Grazie, Giulien, grazie. Adesso, prendere purtroppo, tutti adesso purtroppo è arrivato il momento di dare un dispiacere a queste persone, perché sceglierai me, quindi volevo ringraziare Albano, grande, e sei benvenuto nella mia squadra, grande Gianni. Non ci far caso, perché è così da quando è nato. Okay. Se una grande gioia nella tua vita vorrai, scegli Carrisi e non te ne pentirai. Vedi, ce l'hai. Abbiamo usato il blocco per te. Senti il popolo, senti. Ascolta il tuo istinto. Io scelgo i Carrisi. Bravo! Carrisi sono un monumento.